Sì, oggi non abbiamo sentito molto la conferenza, quindi dobbiamo partire proprio dall'inizio. Una vittoria importante, voluta, meritata, cercata, con una partenza con un po' di sofferenza, ma ci sta insomma che ci siano anche gli avversari che preparano bene le partite. Poi sei entrato in scena tu, le hai ridisposti, finito il Cagliari, è iniziata l'Inter. Te la faccio semplice, so che direi no, però vista dalla tribuna era così. Io secondo me gli ho fatto confusione, perché poi quando ci si va a mettere mano a quelle che sono le distanze di squadra diventa difficile poi ritrovare i meccanismi, e Mauro ha preso quel colpo all'inizio dove non gli ha permesso poi di andare a pressare, non ci è mancato uno nel reparto per cui ci siamo dovuti abbassare. Loro poi sono entrati forte dentro la partita in questi duelli fisici, partita preparata benissimo, ci hanno creato un po' di problemi. La squadra forte sa trovare poi nel momento di difficoltà lo strumento per riuscire a ribaltare, e Mauro in questo caso è stato lo strumento. Gliel'hanno preparata bene, però lui poi è quello che risolve le cause più difficili, perché è quel calciatore che non lo senti mai lamentarsi quando la palla gli viene data e applaude sempre tutti, perché poi lui se la sistema da sola, insomma il verso giusto glielo dà da solo. Però la squadra poi nel secondo tempo ha ritrovato le distanze di reparti, i duelli, il fraseggio, il giropalla, e ha vinto la partita in maniera netta, nonostante sia stata una partita difficile. E aggiungo, subito il gol dell'1-2, è ripartita rimettendo le cose a posto. Anche questo è un altro segnale positivo che ti arriva da questi 90 minuti. Sì, secondo me ce n'erano state anche altre di situazioni dove si poteva aver rifatto gol, però effettivamente poi Brozovic è entrato molto bene dentro la gara, Candreva quando sembrava che avesse finito la benzina ha ridato 3 o 4 strappi di 70-80 metri come sa fare lui, e ci ha determinato poi delle situazioni importanti. Borca abbassandosi ha fatto girare benissimo la squadra, Skriniar e Miranda, eccetto in quella situazione dove abbiamo preso gol, poi si sono battuti e non hanno concesso granché, anche se avevano un avversario scomodo come Pavoletti, perché ha fatto una grande partita. Però c'era da dare seguito a questi risultati, e l'abbiamo fatto nel migliore dei modi, proprio perché le squadre di cima alla classifica viaggiano fortissimo, per cui se non riesci poi a mantenere le posizioni, ti vedi una volta quinto o sesto, poi ci vuole poco a cambiare la psicologia e quella che è poi la tranquillità della squadra. Si è visto oggi per esempio Borussia, anche dentro la stessa partita un episodio te la cambia proprio come testa, e se non hai ormai l'esperienza, se non hai la forza mentale di rimanere dentro le situazioni, poi un episodio ti può ribaltare tutto. Dicevo oggi Borussia Dortmund contro Schalke 04, 4-0 al 60esimo, 4-4, cioè squadre che sono abituate a giocare in Europa, per cui noi ancora ci abbiamo da assestarci come mentalità, come carattere proprio di squadra, però lo stiamo facendo nel migliore dei modi, perché oggi sì, un pochettino abbiamo sofferto all'inizio, però non trovo poi altre partite dove si può dire che gli altri ci sono saltati addosso come ci è saltato addosso all'inizio il Cagliari. Studio per il mister. Buonasera mister, contro il Chievo mancheranno Buonasera. Miranda e Gagliardini, diventerà ancora più importante quella cultura a cui faceva riferimento settimana scorsa dopo l'Atalanta? Ora si vedrà, si ha la possibilità di vedere se vi racconto bugie o no. Io dico di avere dei calciatori forti e di avergli creato sicuramente delle difficoltà, non averli fatti giocare di più, perché le partite sono queste, ma loro si sono allenati e avrebbero meritato sicuramente più spazio. Questo non vuol dire che poi gli mancherà il minutaggio per far vedere quello che valgono, perché nel nostro campionato e nell'Inter non funziona così. Uno va dentro
e risolve le cose come hanno fatto i compagni di squadra che hanno giocato di più, perché se no poi diventa tutto più difficile. Buonasera mister, ieri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dei ferri giusti del mestiere, quali sono questi ferri giusti? Per giusti e mestiere sono di saper interpretare le partite, di saperle portare anche nel momento di difficoltà dove tu vuoi, cioè di soffrire sì, ma aspetto il momento giusto, so valutare qual è il momento giusto e ti faccio male in quel momento lì. Per cui vuol dire avere i ferri giusti del mestiere. Stasera l'hanno dimostrato proprio per intero. Adesso una bella domenica, ti chiedo perché magari l'hai detto in conferenza ma non abbiamo, avevamo qua dei tuoi ragazzi, Mattias Vessino è uscito, scopo precauzionale, sei preoccupato, c'è da essere preoccupati? No? Mattias può recuperare, però c'è anche il rischio che possa rimanere fuori mentre gli altri sono squalificati, ma noi abbiamo un numero di calciatori. Ora che c'è la possibilità di vederli siamo a... Fino ad ora perché giocano poco, ora c'è la possibilità di vederli, bisognerebbe far giocare gli stessi, non funziona così, fiducia completa nella squadra e come hanno fiducia i calciatori fra se stessi per quanto riguarda poi le qualità anche di quelli che hanno giocato poco. Grazie e complimenti, grazie al mister, lì nello studio.